Belky Crop Protection è lieta di presentarvi un'innovativa soluzione nel mondo della soia. Oggi infatti siamo qui presso la tenuta La Canova in provincia di Brescia per parlarvi del disseccamento della soia con Beluca. Beluca è un prodotto a base di acido pelargonico 680 g/l di origine vegetale. Beluca è un prodotto di contatto e una volta che viene applicato sulla coltura, l'acido pelargonico degrada lo strato superficiale ricco di cuticole, le quali perdono di permeabilità e insieme alla sinergia della luce e del calore si instaurano delle reazioni ossidative tali per cui avviene il disseccamento della coltura. Beluca, per questo motivo, è un prodotto che non lascia residui. Inoltre è un prodotto totalmente biodegradabile, in quanto una volta che raggiunge il terreno si degrada ad anidride carbonica e acqua e il carbonio che viene prodotto rientra nel ciclo del carbonio normalmente presente nel suolo. Affinché Beluca dia il massimo dei risultati è consigliato seguire le indicazioni di etichetta e preferire giornate con alte luminosità e alte temperature. Se sono previste delle precipitazioni entro le 2 ore dal trattamento, suggeriamo di posticipare l'applicazione. Beluca in Italia è registrato su WIT per il controllo degli infestanti e dei polloni, su patata per il disseccamento della coltura, su soia e su tabacco. Beluca, attraverso la sua azione di defogliamento della parte apicale della soia, consente una rapida defogliazione, permettendo così una maturazione più omogenea. Questa maturazione è consentita anche dal fatto che la pianta non viene uccisa dal trattamento, ma viene stimolata tramite un fenomeno di induzione alla senescenza a riempire meglio i baccelli, riducendo conseguentemente anche la percentuale di impurità poi alla raccolta. Nel corso degli anni abbiamo dimostrato come un trattamento attorno ai 20 giorni prima della raccolta prevista non va a incidere sulla resa e neppure sul contenuto proteico della granella raccolta. Il dosaggio di applicazione di Beluca va da 12 a 16 litri ettaro in funzione delle condizioni di applicazione. I 12 litri sono consigliati nelle migliori condizioni di applicazione, quindi alto irraggiamento solare e alta temperatura. Viceversa, i 16 litri sono consigliati in condizioni più nuvolose. Al trattamento si può aggiungere il coadiuvante Gondor per migliorare l'applicazione e la qualità dell'applicazione. Inoltre si ottiene così anche una riduzione della deriva. Ma perché viene consigliata il trattamento della soia in pre-raccolta? La soia è una coltura che si va a raccogliere da fine settembre per tutto il mese di ottobre fino anche ai primi giorni di novembre. Questo è un periodo dove l'estate va finendo e cominciano le piogge autunnali. È dunque sempre più complicato andare a trovare una finestra di bel tempo per andare a raccogliere la soia. La soia è anche una coltura che si trova spesso a maturare in maniera non omogenea e dunque un prodotto che consente di omogenizzare il campo e di indurre la senescenza e la maturazione permette di pianificare al meglio il cantiere di raccolta. Una soia defogliata è una soia che ha un'umidità alla raccolta più bassa rispetto a una soia non trattata. Questa umidità è sicuramente un vantaggio in termini di raccolta e di rapidità della raccolta perché la mietitrebbia avanza senza intoppi e senza inceppamenti, ma è anche un vantaggio per l'agricoltore che va a raccogliere una granella più secca. Vuoi maggiori informazioni sul disseccamento della soia con Beluca e sulle altre proposte Belkim? Consulta il sito e scarica l'applicazione Belkim Italia, un valido strumento per rimanere sempre a contatto con noi.